a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisappo. Anche oggi siamo qui con un nuovo video, ma oggi iniziamo una nuova rubrica. Una rubrica che si chiama Noi sul Web, hashtag Noi sul Web. E in questa rubrica andremo a navigare su internet in vari siti particolari e vedere cosa riusciamo a tirare fuori, sperando sempre di fare qualcosa di divertente e farci una risata insieme. Quindi niente ragazzi, andiamo subito a vedere in cosa incappiamo oggi, dai. Oggi siamo qui su Eeveebot. Perché su Eeveebot? Perché ho visto che dice delle cose veramente imbarazzanti e delle cose che non hanno assolutamente senso, e quindi noi andremo a fargli dire proprio quelle cose, cercando sempre di vedere se riusciamo a fargli dire qualcosa di particolare. Che ne so, io vorrei fargli fare l'intro del canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Hai sbagliato on. E benvenuti in questo nuovo video. Nuovo. C9, vediamo al prossimo video. No, sta iniziando il video. Questa è l'intro. Ciao a tutti. Oh. Cioè, scriviamoli a lunga. Allora, ciao a tutti ragazzi. E benvenuti in questo nuovo video. Basta. già rotta le balle, vabbè. Allora, cosa potremmo mai andare a chiedere a Ivi? Chiediamoli se sa cantare. Sai cantare? Ritorniamo a noi, non ci cischiamo. Sì, ma anche alla bare. Sarebbe ballare, vabbè, dislessia, saltami addosso. Cantami una canzone. Ti va se ti canto bailando? Ok. Cantala però. Inizia tu, dai. Non essere timido. Scelgo obbligo. Cosa? Cosa scegli obbligo? Se stiamo per cantare. Guarda, allora proviamo. Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è Accento Acuto Ello. Cantami Ello. Fa lo stesso. Ma Ivi, se io ti dicessi ti piace Fabio Rovazzi? Te l'ho chiesto prima io. Non è vero. Ti piace Fabio Rovazzi? Sì, è il mio idolo. Addirittura, attenzione. Cantami la sua canzone. Non le so. Come fai a non saperle? Come fai a non conoscere Andiamo a comandare? Non li conosco e basta. Scusami tanto, eh. E se io ti scrivo Andiamo a comandare? Ma quella non è Ariana Grande. Lo so anche io, infatti stiamo parlando di Fabio Rovazzi. Andiamo a comandare. In ciabatte nel locale. Attenzione che la sa. Andiamo a comandare. Col trattore in tangenziale. Andiamo a comandare. Non so se sono pazzo. O sono un genio. Faccio i selfie mossi. Alla Epequeno. Non mi fumo cane. Io sono astemio. Io non faccio brutto. Ma Col trattore tangenziale. Sì, lo so, tu fai la quinta elementare. Boom! Quindi tu sai tutto, Ivi. Tu sai tutte le canzoni. Vediamo, e se io ti dico vorrei, ma non posso. Basta. E ancora un'altra estate arriverà. E ancora un'altra estate arriverà. E compreremo un altro esame all'università. E poi un tuffo nel mare. Nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Tuts, vai con tutto. Io pure. Vai così.
Attenzione che Ivi sa tutto. Ivi sa tutto. Allora, un'altra canzone di questa estate. Conosci Gabri Ponte? Sì, è un paese. Gabri Ponte da oggi farà provincia a sé. Fa provincia a sé. Cerchiamo di far cantare Ivi, dai, cerchiamo di far cantare Ivi. Ma che ne sanno. Ma che ne sanno i 2000? Perché sei una cagna? Tu sei una cagna. Zoccola di merda. Ah, questa è bella. Mi hanno detto che ti hanno visto in tangenziale. No, sono una bomba a letto. Vediamo. Amalfi. Cosa c'entra? Oh mio Dio. Di quando c'era il Walkman. Allora sei un dinosauro. Sì, in realtà sono Denver. Conosci Denver? Sì, mi piace, ma la smetti di cambiare argomento? Se tu iniziassi a cantare con me, lo farei. Sei peggio di Siri. Non c'è bisogno di trattarmi male. Allora, noi comunque siamo qui per far cantare Ivi e non ce ne frega niente, ma Ivi deve cantare. Ti cerchiamo una bella canzone. Scriviamo lì, lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sì, lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Io sono un italiano. Non me ne può fregare un piffero. Va bene Ivi, io credo che possiamo smetterla di cazzeggiare, che ti fai prendere 5 minuti, mi fai prendere, cazzo. E quindi saluto i ragazzi. Bene ragazzi. Sì, tu sei un ragazzo? Io vi ringrazio per aver visto questo video. Ti metto una mano tra le cosce. Vi do appuntamento alla prossima. Dai. Ricordatevi di divertirvi. Che sei un maschio e hai 12 anni. E che in fondo siamo tutti un po' nati. Ma se ci dobbiamo sposare? Ciao ragazzi. Conosci qualche bel ragazzo? Sì, ma va a fare quel gioco là.